legati a doppio filo, anzi da un triplo filo che supera confini e oceani e unisce Messina alle università di Cordoba e Richmond. Sono accordi di cooperazione internazionale, amichevolmente li definisco rapporti tra Big e Little Brothers. Occasione per confermare questi sodalizi è stata la conferenza del 7 del 5 dicembre nell'aula Cannizzaro dell'Università di Messina, organizzata dal professore Puccio Anastasi, le professore della Virginia Commonwealth University Herbert Newson e Peter Kirkpatrick, dal professore Manuel Torres Aguilar dell'Università de Córdoba e dal preside della Facoltà di Scienze Politiche Andrea Romano. Un incontro giunto a termine di un meeting che ha gettato le basi dei rapporti futuri tra le tre università. Il grande segreto di un ateneo è fare comunità, ha spiegato il prof. Anastasi, e verso Messina c'è molta fiducia. Per questo si è lavorato tanto. Abbiamo iniziato a studiare un business plan per il triennio 2008-2010 e in questo piano si inquadrano le summer school di neuroscienze e oncologia alla VCU e quelle in fase di realizzazione di idrobiologia, progetti di ricerca che dovranno presto coinvolgere anche le università libiche e cinesi. Cooperazione con la VCU che ha permesso ad alcuni studenti della facoltà di medicina, tra cui Italia Loddo, di frequentare per 6 mesi un laboratorio di ricerca neuro-oncologico. Io personalmente ho un laboratorio di ricerca di neurooncologia e gli altri studenti Il professore Manuel Torres Aguilar rappresenta il convegno che si terrà a Cordoba i prossimi 14 e 15 giugno e che ricorderà il centenario dello storico terremoto di Messina del 1908, un progetto interdisciplinario che approfondirà gli studi sull'area del Mediterraneo, un bacino geopoliticamente caldo per il quale va ricercata una nuova cultura della pace. Per il professore Herbert Newson, l'Università di Messina è, nell'apertura alla cultura e alla comunità come Richmond e Cordova. A far rilievo il direttore studi della VCU, Peter Kirkpatrick, che ha sottolineato come il convegno di Cordoba è l'esempio per la collaborazione tra le tre università e che vedrà impegnati tutti, dai rettori agli studenti. Un impegno istituzionale a lunga scadenza che, utopicamente, porterà alla promozione della pace e alla difesa della salute. Tante vulcaniche iniziative, come le ha definite il prof. Anastasi, che proietteranno Messina in uno scenario istituzionale di grande livello e prestigio, al fine di creare un network che vede il nostro Ateneo grande protagonista.